Quarta parte. Offensivo. Che non rispetta i minori. Io la ringrazio per avermi, insomma, chiamato e per aver dato valore alla cosa, insomma, e condiviso con lei, ecco, cioè. Una roba schifosa. Sarebbe da soli, non condividerla, voglio dire. Ma è una roba schifosa, ma è una roba, io glielo dico, glielo ho detto nella faccia, glielo ho detto più volte. Ma lui mi chiama lui, in quasi termini provocatori, mi chiama lui, mi contatta lui, capito? Mi contatta lui. Cioè, quasi come dire, ho talmente ragione io, ah ma io manderei un film porno in prima serata, ma ha risposto, ma ti rendi conto? Ma c'è la commissione di vigilanza, cioè lui ignora le norme basi della comunicazione, ed è un giornalista. Io ho detto, te ti devono buttare il tesserino nel fosso, perché tu ignori le regole basi, dire che puoi mandare un film porno in prima serata è uno schifo. Vuol dire che non conosci le regole della comunicazione. Allora lui è sempre, allora dai su, io lo so perché è molto semplice, però dai lasciamo perdere, comunque lo può fare perché lo può fare, punto, però non lo dovrebbe fare. Io farò una battaglia e spero che quando il radio locale abbia spazio non sarete voi, sarà qualcun altro, ma se si fa una trasmissione sulle donne dicendo come sono trattate le donne in televisione, come sono trattate le donne nelle radio, hai capito? Poi la tematica delle donne è una tematica molto forte, c'è stata la questione del Partito Democratico, cioè hai capito cosa ti voglio dire? Si potrebbe parlare di questo argomento. Se qualcuno mi dà spazio, io sono un ascoltatore, sono una manifestazione concreta della cosa, poi non si combinerà niente, però intanto si fa qualcosa di concreto, perché qualcuno ne deve parlare di sta trasmissione, deve smetterla. Io mi meraviglio dei padri di famiglia, delle madri di famiglia, di tutte, delle donne, cioè qua c'è un discorso generale che affaccia tutta la società. Hai capito? No, ma io mando anche un'email alla redazione, come ho sempre fatto con le altre radio, ho mandato sempre un'email alle redazioni. Gli mando un'email con quello che ho detto, poi al caporedattore, poi si vedrà. Però hai capito, cioè parlare di sperma, di pene, quanto è lungo il tuo...